Piannovelli oggi c'è con noi. Mauro Bernardi, vai Mauro! Wow! Grande, bravo! Posizione pure lì. L'unico che si porta la sedia da casa, vedi che educazione che ha Mauro e che cavolo. Ciao Mauro, innanzitutto grazie che sei qui, visto che è entrato da star qui. È veramente spettacolare. Ti avevo un po' intimidito? Sì, un po' sì, diciamo che mi hanno messo un po' in suggestione. Sì, timido, con... no scherzo, qui siamo tutti, come si può dire, a casa, perché loro sono i ragazzi del Natta. Giornata speciale che abbiamo con Mauro, perché tra l'altro ci insegni un sacco di cose, ho visto, perché loro hanno fatto una social card per te. Chi sei tu? Chi sei tu? Preparati. Perché chi l'ha preparata? Ah, il tuo, ecco qua, guarda qua. Gente che l'ha preparata. Ok. Possiamo fidarci? Vai tranquillo, Mauro, andiamo tranquilli. Social card di Mauro Bernardi. Mauro Bernardi, nato il 12 giugno 1977 a Gazzaniga, è un eccellente maestro di sci per persone diversamente abili. La sua carriera da insegnante inizia purtroppo a seguito di un incidente che lo vede coinvolto il 31 agosto 2005 e che gli ha causato una paraplegia incompleta. Da quel giorno la vita di Mauro cambia completamente, offrendogli nuove possibilità e una nuova visione della vita. Poco prima dell'incidente si è sposato con la sua compagna di vita, Claudia. Il suo hobby per i camion e per i trattori ha avuto la sua massima espressione proprio nel giorno del suo matrimonio, quando i due novelli sposi arrivano nella piazza di Albino su due trattori stradali che Bryce Cechberg amasse. Dopo le difficoltà post-incidente, Mauro ha cercato di ricalibrare la sua vita accettando se stesso, aiutato da amici e famiglia che gli sono stati vicini. La sedia a rotelle non lo ha fermato, ma lo ha avvicinato allo sci, precisamente al monosci. Questo grazie all'INAIL di Bergamo, che gli ha permesso di conoscere persone che condividono con lui questa sua nuova passione. Dopo i primi campionati, Mauro nel 2013 ottiene il ruolo di insegnante di sci. Ama mangiare, senza badare molto alla linea, come dimostra la sua golosità per i canederli, golosità condivisa anche con il figlio, che però preferisce i lunghi. Ti ha commosso? Sì, devo dire di sì, veramente. Grazie, perché mi avete fatto quasi piangere. Oh, okay. Insomma, mi avete emozionato. Piango a vedere quanto sono bravi questi ragazzi. No, complimenti davvero, una bella scheda. Mauro, ho visto anche subito la foto, ma era il tuo, l'incidente proprio che ti è capitato? Quello. Sì. Tu guidavi un camion? Io autista di Nicoli e mi sono sposato nel 2005 con Claudia. E il 21 maggio e il 31 agosto ho avuto questo incidente in autostrada. Ho tamponato un altro camion in autostrada che era entrato in autostrada senza darmi precedenza all'altezza dell'autogrill di Dalmine. Era notte, quindi non aveva acceso i fari lui, io distratto perché ho guardato gli specchietti. Insomma, una serie di concause che hanno portato a questo tamponamento tra mezzi pesanti. Che se poteva, l'apoteosi penso, no? La vita, visto tutti il corteo dei camion, chi è che si è sposata così? Mia moglie ha avuto il cavallo perché i suoi facevano gli agricoltori e aveva abituato, ma te il camion è stato ancora più avanti. In soli 3 mesi come cambia la vita? Sì. Ti sei trovato com'è? Ti sei svegliato in ospedale oppure ti sei accorto subito? Com'è stato quei momenti? La cosa sconvolgente, io sono sempre rimasto cosciente. Quindi in quelle 2 ore in cui sono arrivati i soccorsi e mi hanno tirato fuori, mi hanno salvato, è arrivata la polizia, il 118 e quant'altro, sono sempre stato, sono sempre rimasto cosciente, ho perso dei momenti sicuramente, non ero al top della lucidità, però ero presente, quindi ho anche collaborato nel momento in cui hanno, perché io volevo tirarmi fuori da questo camion, però non mi era possibile perché lo sterno era stato rotto dal volante e a sua volta lo sterno aveva avuto 2 vertebre della colonna vertebrale, quindi la parte diciamo inferiore non rispondeva più come doveva rispondere. Quando ti hanno detto proprio, guarda che Mauro il problema non è un problema che si risolve, è un problema che invece devi mantenere tutta la vita, te l'hanno detto subito, l'hai capito qualche giorno dopo? Ma io già da subito mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, perché dicevo le mie gambe di tirarmi fuori da sto benedetto camion, ma le gambe non rispondevano, in realtà poi una gamba si muoveva e si muove ancora una gamba e l'altra la sento, quindi una paraplegia incompleta. Fortunatamente, però non mi permette comunque di essere autonomo a livello motorio, quindi ho bisogno comunque di questo ausilio che è la carrozzina. La consapevolezza l'ho avuta poi anni dopo, perché quando ho deambulato con dei tutori e comunque mi hanno forzato nello stare insieme, dimostrare una normalità che non esisteva più,
mi sono reso conto che insomma non potevo più essere autonomo come prima e quindi avrei dovuto trovare un'alternativa a quello che erano le mie gambe e la mia autonomia di mobilità. E quindi... Si può dire che hai accettato questa cosa, se accetta ti deve accettare per forza, non ci sono alternative, però l'hai accettato subito, ci hai messo degli anni oppure ancora adesso non ci stai dentro delle volte oppure ormai è una cosa che per te è diventata appunto normale? Ma penso che accettarla non si accetta mai, come accettare la morte di una persona cara per una malattia o di un incidente, piuttosto che il divorzio, piuttosto che un qualcosa che magari non ha via di uscita, insomma. Però ci devi convivere. E lì penso che sia la filosofia di vita che Claudia, insieme a Claudia, abbiamo raggiunto. No? Io porto sempre... com'è questa bottiglietta, adesso vediamo se non faccio disastri. I disastri fanno televisione. Questa bottiglietta era presente sul luogo dell'incidente, perché il camion che ho tamponato era carico di bottiglie di plastica, quelle grandi e queste piccole. E questa Claudia me l'ha portata in ospedale quando io non riuscivo a comprendere che la mia vita era cambiata e mi mancava tutto quello che era la mia normalità, quindi il mio essere camionista, il mio sciare in piedi, il mio correre. E mi ha fatto capire insomma che dobbiamo guardare quello che abbiamo e non più quello che non c'è più, quindi bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, no? Quindi tutti i ragazzi lo fanno questo, si desidera avere tanto e sempre avere tutto, molte volte però non funziona così e quindi si continua a guardare quello che non si ha e magari non si apprezza quello che si ha ancora o quello che insomma c'è. Concordo pienamente, davvero. E cos'hai tu ancora allora adesso? Cos'hai la bottiglia mezza piena? Di Mauro, visto che sci, sei contato, caspita, insegna anche a sciare. Fai quello che ti piace? È la mia, penso che sia la mia vocazione. Io mi sono reso conto che sciare da disabile ti fa sentire libero nel contesto neve, in un contesto ostile, normalmente, con la carrozzina lì sulla neve. È dura, no, Invece con lo sci sei alla pari degli altri. E qualcuno è anche più bravo degli altri. Io non mi reputo bravo, mi reputo capace di insegnare. Poi ci sono quelli forti, vi posso assicurare, ci che sembra che sono bello e bravo lì, ma c'è veramente chi è più veloce e chi è più forte nelle gare. A me piace insegnare la disciplina, lo stile, la tecnica, quindi mi reputo un insegnante e non, diciamo, un atleta, insomma. Perciò hai delle qualità come insegnamento, ti piace questo aspetto qua di dover comunque, bisogna avere pazienza per insegnare, penso ai loro professori che magari qualcuno la perde perché poi sono bravi e buoni e ogni tanto fanno perdere la pazienza, credo, non a me ma ai professori. Tu invece sei paziente, qualità hai come buon insegnante? Sai spiegarti bene, sai dare fiducia all'altro, quali sono le qualità che ti vedi addosso? Ma la prima secondo me è l'empatia, quindi quello di provare a mettermi nei panni dell'allievo, quindi comprendere che non esistono le cose facili o difficili, esistono le cose che sappiamo fare e quelle che dobbiamo imparare a fare molto semplicemente. E lì gioco tanto, questo è il mio gioco forza anche nelle scuole, perché vado nelle scuole a raccontare il mio incidente, non tanto a dire quanto bravo Mauro è stato nel venirne fuori, ma quanto si può essere bravi nel affrontare la cosa e scoprendo delle nuove abilità. Quindi penso che sia il modo migliore per insegnare, cioè far tirar fuori a ognuno le proprie doti e le proprie qualità. Ti ascolto volentieri quando vai nelle scuole a parlare o ti guardo un po' con diffidenza, come dire, visto che sei capace di entrare in empatia con gli altri, cosa cogli negli altri quando parli della tua esperienza, quello che è successo? Ah, il primo impatto è quello di compassione, proprio nel vero termine della parola, quindi patire con. E invece poi diventa con passione, perché poi mettono cuore nell'ascoltarmi, nel comprendere che quello che è successo a me potrebbe succedere a chiunque, che un tumore può venire a una persona anche che non abbia mai fumato nella sua vita, piuttosto che non ha mai fumato nella sua vita, piuttosto che un incidente può succedere anche a colui che è prudente, perché può essere un altro che gli viene addosso, quindi... In quel momento nasce una sorta di chimica dove loro ci mettono cuore. I ragazzi soprattutto partono dalla quarta, quinta elementare fino alla terza media, dove si crea questa chimica dove dicono: caspita Mauro, e se dovesse succedere a me, dammi un consiglio come posso affrontare. Ecco, allora lì si mettono proprio nelle mani, oltre che mettersi nei panni, si mettono anche nelle mani, si affidano e dicono: ok Mauro, dammi un consiglio, perché se dovesse mai succedermi, io faccio in modo che non mi succeda, ma se dovesse succedermi... Sì, perché l'idea, se ci pensi prima, no, io mi sparo, cioè non ce la faccio,
Invece tu, cioè, comunque poi ce la si fa comunque, no? Cioè, non è una cosa, sembra una montagna inscalabile, però poi quando ci sei su riesci a scalarla. Sì, perché nella vita comunque a tutto c'è una soluzione, tranne che alla morte. Quindi io ho questa fortuna di andare anche nelle strutture dove ci sono ragazzi che hanno scelto l'est al posto dell'ovest, quindi hanno fatto una scelta di vita attraverso la tossicodipendenza piuttosto che l'alcolismo, e non li giudico perché sicuramente ognuno ha la sua storia, quindi una reazione alla sua propria storia, ognuno poi l'affronta a suo modo. E però da lì c'è il modo di riprendere in mano la propria vita, quindi gli sbagli li fanno tutti, ma soprattutto c'è l'opportunità di riagganciarsi alla vita. La bottiglia mezza piena, che bello che te la porti sempre appresso. E dimmi una cosa, invece le montagne, tu dove insegni? Dov'è il tuo habitat naturale? Sei valseriana? Ma diciamo in tutto dove mi chiamano. Ah, dove ti chiamano? Perché tu vai a chiamata, cioè non hai un posto dove vengono gli altri, tu ti chiamano, vai a insegnare anche fuori. Mi piace pensare che lo faccio dove c'è un disabile che voglia vivere la propria montagna. Quindi iniziare a fare un sopralluogo per vedere l'accessibilità, valutare se c'è il parcheggio per i disabili o perlomeno un'area da riservare per poter permettere di scaricare carrozzina e monosci, un bagno accessibile perché abbiamo delle esigenze, certo, particolari anche a livello fisiologico, quindi e anche delle problematiche da gestire dove non c'è il controllo totale dello sfintere, quindi c'è il rischio di sporcarsi e quindi trovare il proprio agio di nuovo nonostante sia in un ambiente che non è il proprio. E poi sicuramente permettere di fare cultura in quel contesto, quindi aiutare gli impiantisti a comprendere di cosa ha bisogno questa persona. Cazzo, e perché ti costruisci tutto attorno, cioè non è soltanto ti insegno ad andare con il monosci, ma ti devo insegnare agli altri, cioè, anzi il lavoro forse più difficile è quello degli altri, credo Mauro. Sì, però c'è molta sensibilità. C'è sensibilità in questo caso. Penso che la cosa bella è creare cultura attraverso la cultura, quindi permettere proprio al disabile di buttarsi nel suo mondo, nel suo contesto, dove può vivere la sua quotidianità, e permettere agli altri di capire di cosa ha bisogno, perché per dire a me dà fastidio se mi spingono con la carrozzina. Non guai. Guai, a me non piace, perché due, infatti cavolo. Io le mie, non ha niente dietro. Le chiudo, le posso chiudere. Le chiudi così. Uno di uno è anche scomodo. Non arriva, è come cavolo che faccio. Allora, quello è una cosa che non ti... Sì, non mi fa piacere, però per dire mi fa piacere nel senso, non so, se sto caricando la carrozzina e qualcuno passa di lì gliela posso caricare volentieri, insomma. Grazie, prego. Assolutamente, sì. Qual è il posto più bello che ti piace proprio dove andare a sciare? C'è un posto, dice, io quando vado lì mi si apre il cuore. Passo dalla Presolana. Ah, la Presolana, giochi in casa. Ho imparato a sciare. Ti piace vincere facile, Mauro? No, sì, ti piace la Presolana? È un bel mi posto. Sento bergamasco, Doc, quindi... Sai che noi ci vedono in tutta Lombardia, allora facciamo un po' di sponsor. Facciamo, Paolo, facciamo un po' di sponsor gratuito dei nostri territori. Assolutamente sì. Tanto non ci danno insomma chi se ne frega, non c'è pubblicità occulta. Gli chiediamo dopo. Gli chiediamo dopo? Bravo. Che dovrebbe essere? Tutti quelli che c'è a Milano, poi sanno, vanno Bormio, Madesimo, Cortina, tutti questi posti. Però cosa è bello della Presolana? Per chi non ci fosse mai andato, perché dovrebbe andare secondo te, Mauro? Allora, io ci sono legato perché io ho incominciato a sciare da lì da piccolino, quando la mia famiglia, insomma, noi veniamo da una famiglia poco abbiente, quindi avevamo poche risorse economiche, lo sci era un lusso. E mio papà Giuseppe mi portava in Presolana e non avevamo i soldi per comprare lo ski pass, avevo anche degli sci ancora di legno. Grazie, e non sono così vecchio. Io invece sì, sono vecchio, avevo quegli sci di legno, sci malefici li chiamiamo, che avevano quegli attacchi con la molla, è una cosa che vabbè, cosa che voi umani non potete sapere. Voi umani. E allora andavi, cosa facevi? Salivi con e poi scendevi? Mio papà mi tirava su col bastoncino, con la racchetta, ovviamente parlando, e mi portava su, mi tirava su 20 metri, poi era sfiancato, e io scendevo, facevo le mie 3-4 discese, e poi mio papà mi diceva, Mauro, basta. Cioè, se non eri stanco, era il padre che era stanco. Sì, perché io avrei fatto, andato in discesa. Che lavoro faceva tuo papà? C'era l'operaio, faceva... Mio papà faceva l'operaio. Come me, mio papà anche faceva turni di notte, oltretutto. Perciò pensa, turni di notte, poi dovevi portare su col bastoncino. Perché poi lo sci è uno sport costoso in questo, quello è un po', cioè, mi spiace in questo. Paolo, tu che hai qua una famiglia numerosa, so che tu ogni tanto vai a sciare con la tua famiglia. Io sono un po' come papà, come poco. Giuseppe, dico ai miei figli, vai a giocare a calcio, è meglio, così lo spendi. No, è poco, che vado perché appunto, io non sono tantissimo in montagna, non sono uno che scia tanto, però appunto ho imparato. Mi spiace magari pensarli a 20 anni, non... diciamo non in confidenza con questo ambiente, perché effettivamente è bellissimo,
e quindi quantomeno cerchiamo di non fargli perdere la possibilità di trovarsi bene anche sulla neve. Poi se vogliono diventare sciatori e andare tutte le settimane ci andranno per conto loro quando avranno i soldi per farlo, se gli piacerà anche perché quello, è un peccato, sì. No, che si costi così, perché gli impianti, uno deve dare l'attrezzatura e poi costa anche tanto il monosci, costa anche tanto quello. Fantastico, bravissimo, guarda, qua è un tema un po' particolare, difatti proprio per questo abbiamo realizzato una Ollus che attraverso gli sponsor acquista questa attrezzatura. Un monosci, quello che uso io, costa 5.400 euro, solo l'attrezzo. Più lo sci, deve essere uno sci da gara, perché essendo uno sci, quindi avendo tutto il peso forza, 70 kg che sono io, caspita. Più 25 kg cioè, 5.000 e passa euro senza lo sci, lo sci devi attaccare e devi prenderlo tu. Quindi diventa proprio veramente proibitivo. Allora con questa Ollus abbiamo martellato diversi sponsor e siamo sempre alla ricerca di sponsor, mi permetto, anche con 5 per 1000 siamo sempre alla ricerca. 5 per 1000 diciamo, 5 per 1000 si può fare, informatevi, si chiama Enjoy Sport Ollus e c'è Ollus. Anche, ho portato anche un regalo per tutti, vedi. Quindi inizio a lasciarmi. Vedi che gentili che siamo, ecco. Questo lo metto in tasca io, no scherzo, questo qua le teniamo, signor, poi distribuisco Però vi ricordo, ve lo diamo, poi però ai vostri genitori un 5 per 1000 una firma, dovete lasciarla, non è che... Siamo nella sponsorizzazione così. Okay. E questo attrezzo che permette a far sciare. È un moschettone questo? Sì, eh? Questo è un moschettone realizzato dai ragazzi che vengono in laboratorio, perché con la Ollus abbiamo questo laboratorio dove facciamo realizzare questi portachiavi, dove li regaliamo ai ragazzi delle scuole quando andiamo a fare gli incontri e gli lasciamo un messaggio con scritto di agganciarsi alla vita. Quindi, ecco perché il moschettone agganciati alla vita, non stare distante, Mauro. Che bella cosa, sai che abbiamo parlato anche delle domande? Vediamo che domande abbiamo preparato a sorpresa. Io non leggo mai prima, chissà. Mi mettete in imbarazzo? No. Peccato, perché la televisione un po' di imbarazzo funziona. Ci sta. Allora, questo non è perché avevo detto che 70 kg qui, perché mi chiedono il tuo menù ideale al pranzo della domenica. Una domandona. Beh, interessante, ma hai domandato, bella questa. Cosa che, ma alla domenica cosa mangeresti? Ma mangerei costine... una bella grigliata con la polenta. Ah, con la polenta, accettiamo, l'accendiamo, vai! E invece qualche altro sport pratico, solo lo sci oppure c'è anche qualcos'altro che ti piace come tipo di sport? Ma sono abbastanza multisport, a me piace andare in handbike, quindi con la bicicletta, diciamo quella per disabili, piace nuotare, mi è piaciuto fare anche atletica, eccola lì l'handbike. Eccola l'handbike. Poi è dura l'handbike. Ma diciamo che a parte il movimento è diciamo omogeneo, in modo che si possa spingere con gli addominali. Perciò non soltanto di braccia, ma con tutta la parte, il tronco. Per chi ha la fortuna di avere ancora addominali, per chi ha una lesione alta non ha la possibilità, quindi lo fa solo con le braccia. E oltretutto con quella handbike mi ero allenato per andare a Palermo. Perché insieme a altri cinque disabili siamo Paderno andati. Era qua vicino, Paderno d'Adda o Paderno d'Ugnano, invece Palermo. Invece Palermo, era l'anniversario della strage di Via D'Amelio nel 2012 e insieme a altri cinque disabili abbiamo fatto una staffetta da Breno a Palermo. Sì. Quanto tempo siete arrivati? 14 giorni. Quanto tempo, è bello però, è stata una bella gita. Sì, è stata. Bene. Poi siamo passati sulle terre confiscate alla mafia, con l'Associazione Libera, abbiamo conosciuto Rita Borsellino, abbiamo conosciuto Sandro, Don Ciotti, quindi abbiamo avuto diverse realtà particolari. Certo che è vero, Sandro, è una di quelle cose, certo, anche Sandro Ciotti era un bel personaggio. Voce così, Sandro Ciotti, E lui e Franco Ameri, che erano i due grandissimi, tutto calcio minuto per minuto. Però è vero che questo incidente, come dicevi prima, penso sempre alla tua bottiglietta, Mauro, e tra la parte mezza piena che hai conosciuto delle persone, hai vissuto una vita che magari se facevi il lavoro di prima, che pur ti piaceva, perché il camionista ti piaceva. È una passione. È una passione, ma da piccolo, perché ho visto poi anche quello chiedono, cioè al tuo matrimonio sei stato con tutti i camion. Sì. Perché già da piccolo quello che aveva i modellini. Mi piacevano i camion, soprattutto quelli con rimorchio. Sì, i bilici, quelli che si chiamano bilici. Eccoli lì, mamma. Mamma mia. Io guardavo il bacio, però guarda che bacio appassionato. E però ma questi qua sono l'americana, quello col muso proprio. E anche bello. Questo qua, il camion blu, anche quello era americano, col muso lungo. Avevo la passione, oltretutto Claudia è venuta con me perché lei ha fatto il falcone. E quindi linguistico. Quindi gli piaceva perché andava in Germania, in Inghilterra, in Spagna, a lei piaceva perché poi poteva mettere un po' in pratica la lingua, insomma. Perché non ti pesa la solitudine di quei viaggi lì, a parte quando c'era Claudia, perché non è che sei da solo, non è un po' noioso? Diciamo che avevamo il CB, quindi molte volte qualcuno lo spegneva quando viaggiava con me. Perché tu chiacchieravi un sacco. Penso che si capisce, si sente, che non sono di poche parole. È una passione e anche lì abbiamo creato un team che si chiamava I Pessimi Elementi,
Quindi il nome non era a caso, ve lo dico così. Se voi pensate, ma chissà come mi hanno chiamato, erano proprio che erano pessimi gli eventi. Pessimi gli eventi. E tu come eri? Ma ha un nome il Civino, non ha mica un nome. Paolo, tu lo sai, sì. Ha un nome, no? Civino. Come che sono? Tipo Falcone? No. Sì, dipende, ognuno c'ha il suo e poi dovrebbe avere anche la scritta proprio sul camion per poterlo riconoscere quando lo incrocio. Panico. Panico! Panico 01, panico 01. Panico 01, 0 Falco. E adesso basta, il Civino, oppure... Ho un po' tagliato i ponti, ma perché soffro un po' a non poter più guidare il camion. Difatti io giro con un furgone, un caravel di 7 posti, quindi... Sette posti. Ah, 7 posti grandi. Quindi mi piace ancora essere un po' in alto. In alto a guidare, a dominare un po' tutto il fuori. L'ultima cosa che ti chiedo, parliamo di tua moglie, no? Ha già detto una cosa bellissima, quella dell'acqua. Credo che anche per lei, per te è capitata. Lei è stata, come si può dire, appunto, una sorpresa, ha dovuto adattarsi, però è stato un po' lei che ti ha aiutato, oppure anche, non so, c'è qualche momento di sconforto? Proprio di... Ma allora, sicuramente la prima fortuna è stata che ci siamo conosciuti, che eravamo giovani, lei aveva 15 anni, io ne avevo 20 e siamo cresciuti insieme, quindi quegli 8 anni abbiamo proprio legato e abbiamo condiviso tantissime cose. Poi... ci siamo affidati l'un l'altro e la cosa bellissima è che siamo diventati veramente complici. Complici, eh. Questa cosa ci ha aiutato tanto proprio a affrontare, a superare, perché eravamo sposati da 3 mesi, quindi insomma lei... Aveva appena fatto il viaggio di nozze. Dove eri andato il viaggio di nozze? Eravamo andati a Capoverde. No, Capoverde. Sì, a Capoverde, sì, sì. Beh, Capoverde. Un poco comunque. Sì, beh, sì, non Capoverde. Brutto. E tuo figlio invece? Che tipo è? Pietro è... Se fosse qua non dovrei parlare. Perché parla lui? Perché ci pensa lui a raccontare la storia. Assomiglia al papà? Sì. Ah, la sa proprio tutta intera, insomma. Sì, sì. Ti trovi bene con tuo figlio? È una soddisfazione. Sono... Sì. È da quando sono papà che ho caricato ancora di più gli interventi nelle scuole, perché ho iniziato a comprendere il valore veramente dell'essere umano, proprio dell'essere genitore e del valore che hanno i figli per i genitori. Quindi... mi piace proprio trasmettere questa cosa e farli comprendere che sono la cosa più preziosa, i figli, per i propri genitori. È vero. Voi siete la cosa più preziosa per i vostri genitori, anche un po' per noi, d'accordo? Allora ringraziamo davvero Mauro Bernardi che è stato qua e magari per la prossima stagione lo aspettiamo ancora. Grazie mille, Mauro. Grazie. Grazie.